Sì, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici. Questa sera inizia una trilogia sul come giocare una partita a scacchi a livello di stile. Bisogna giocare aggressivi oppure giocare posizionali? Questo dipende molto dalle vostre caratteristiche anche caratteriali, dal vostro temperamento. Chiaramente persone più tranquille tendono a giocare partite più chiuse, più lente, più posizionali, con piani un po', insomma, non molto rischiosi. Invece ci sono quelli un po' più propositivi, più espansivi, un po' più nervosi, un po' più incarogniti, che giocano però d'attacco, coi sacrifici di gambetto, tempeste pedonali, aperture molto aggressive. Allora, non c'è una ricetta unica. Si può giocare bene a scacchi, sia in un modo che nell'altro. Per farvi vedere, insomma, queste due tipologie di gioco, di stile racchiuse dentro ad un giocatore, anzi dentro a due giocatori, prenderò un giocatore aggressivo e un giocatore posizionale e ne farò vedere due vittorie completamente diverse una dall'altra, ovviamente, una in stile d'attacco e l'altra in stile manovrato. Parlerò di due giocatori in particolare. Il primo è Mikhail Tal, che non ha bisogno di presentazioni per chi già conosce il mondo degli scacchi, campione del mondo del 1960, sovietico, è stato il più giovane campione del mondo fino a quell'epoca, aveva 24 anni quando è diventato campione del mondo, sconfiggendo Mikhail Botvinnik. E fu una grande sorpresa, insomma, un giovane, un ragazzo che batte un mostro sacro, il padre padrone della scuola scacchistica sovietica, con uno stile brillante d'attacco, anche se nel match poi dovrà anche un po' uniformarsi allo stile del campione del mondo e giocare anche posizionale. Tal sapeva anche giocare posizionale. Però Tal era magnificamente brillante, lo chiamavano il mago di Riga, la sua città natale. Giocatore talentuoso, probabilmente il più forte giocatore d'attacco di tutti i tempi. Lo stesso Bobby Fischer lo pativa tantissimo, soprattutto nelle lampo, nelle partite blitz. Però sfortunatamente Tal soffriva di una malattia ai reni che lo ha, diciamo, poi frenato nel mantenere, insomma, la sua forza e mantenere soprattutto il titolo di campione, perché poi lo riperse addirittura l'anno dopo proprio contro Botvinnik, e da quel momento non è più riuscito a rimanere. Sempre rimasto nelle top mondiali, però non più con quella capacità di rivincere il titolo, perché anche, ad esempio, nel 1965 affrontò Boris Spassky nella finale dei candidati al titolo mondiale del 66 per affrontare il campione in carica Petrosian. E Tal giocò benissimo la prima metà del match, poi crollò, perse 3-4 partite di fila, se non sbaglio, perché cominciò ad avere dei grossi problemi ai reni, delle fitte mostruose, coliche, è stato ricoverato più volte in ospedale. E purtroppo questi problemi di salute hanno frenato il suo talento alla scacchiera, perché a scacchi non basta soltanto il talento, l'essere visionari come Tal, vedere cose che nessun essere umano poteva vedere sulla scacchiera. Bisogna anche avere la salute,
l'allenamento fisico, l'alimentazione, bisogna insomma avere un mix di cose, perché certo che se hai delle patologie, queste influiscono anche sul gioco. Di contro, in questa trilogia farò il primo video su Tal e analizzeremo una sua partita proprio contro Boris Spassky. Secondo me, a parer mio, la più bella partita di tutti i tempi di Tal. Una bella partita a livello tattico. Ce n'era anche un'altra, però, quella con Bent Larsen, ma quella è già più famosa. Forse quella partita lì è stata trattata in tanti video da tanti YouTuber e istruttori di scacchi. Io voglio far vedere questa qui con Spassky, forse meno conosciuta, ma secondo me con una potenza dietro, con proprio un totale dominio dall'inizio alla fine sulla scacchiera contro quello che è stato l'anno prima, fino all'anno prima campione del mondo, Boris Spassky. Stiamo parlando di un fattorino, insomma, con tutto rispetto per i fattorini, cioè, non era certo l'ultimo della categoria. E poi nel secondo video parlerò di un altro grande maestro, uno un po' meno famoso, mai stato campione del mondo, è arrivato negli anni 80 ad essere nei primi 10 del mondo, non ha mai avuto dei grossi colpi nella sua carriera, però è un giocatore dallo stile roccioso. Si dice che sia stato il giocatore il giocatore più arcigno da battere in assoluto nella storia degli scacchi. Però non aveva colpi brillanti, forse pattava troppe partite, e non è mai riuscito a scaldare i cuori degli appassionati. Personalmente lo ritengo uno dei giocatori più tecnici della storia degli scacchi moderni. Problema che forse aveva un temperamento troppo mite, troppo slow per diventare campione del mondo, perché ci vuole anche una certa brillantezza, no, per vincere ai più grandi livelli. E Ulf Andersson vincerà una partita contro Anatoly Karpov, campione del mondo in carica, nel 1975, quando sono nato io, nel torneo di Milano, e lì giocherà una partita stellare a livello posizionale, tutta una serie di manovre impercettibili contro Karpov, che a sua volta era uno dei più forti giocatori tecnici di sempre, probabilmente una tecnica pulita, sopraffina, giocatore posizionale. Ecco, non ho messo Karpov come alter ego di Tal, perché Karpov in gioventù era anche stato un giocatore d'attacco, era già un giocatore più completo. Invece ho scelto Ulf Andersson perché lui era testardamente difensivista, era un trapattoniano, catenaccio, gioco all'italiana. Dall'altra parte abbiamo Tal, che è lo Zeman degli scacchi. Poi farò il terzo video dove analizzeremo una partita proprio tra loro due, tra Tal e Ulf Andersson, per vedere ma chi dei due ha il segreto per giocare meglio a scacchi. La pazzia di Tal con le sue mosse magiche e paradossali d'attacco, oppure Ulf Andersson col suo cercare di addormentare l'avversario con manovre molto lente, speculare sulla casaforte, sul pedoncino, no? E tritarti lentamente, piano piano, portarti a sbagliare, ad esempio. E poi vedremo quale dei due sistemi, insomma, prevarrà, quale dei due stili di gioco. Personalmente ritengo più brillante ovviamente Tal, a parte come forza globale, come forza generale, però non è da sottovalutare il gioco posizionale un po' noioso, no? Un po' manovrato. Chiaramente i principianti o comunque il giocatore medio vuole vedere spettacolo,
Chiaro, se voi prendete un tifoso di calcio e gli dice: preferisci vedere il gol di Maradona contro l'Inghilterra ai mondiali dell'86 oppure una chiusura in difesa alla Beckenbauer? È chiaro che scegliete il gol di Maradona, perché gli esseri umani cercano sempre la bellezza delle cose, le emozioni cercano. Il risultato in sé, l'efficacia, tendenzialmente per gli esseri umani è noiosa. Si preferisce sbagliare essendo brillanti, facendo i brillanti, piuttosto che fare bene il compitino, ma in maniera un po' così, magari noiosa. Personalmente ritengo tutti e due gli stili eccessivi. Personalmente io sono un giocatore universale, ovvero posso giocare sia partite aggressive che partite posizionali, anche se tendenzialmente sono un giocatore più posizionale, più adatto al finale di partita, finale di pezzi leggeri, però ogni tanto ho lo spunto di giocare la partita aggressiva, di gambetto, e quindi mi reputo più sullo stile di giocatori più universali, tipo come poteva essere Spassky o Viktor Korčnoj, che non erano considerati né dei pazzi aggressivi, maniaci dell'attacco, ma neanche dei catenacciari come Ulf Anderson. Ok, questo è il primo video della trilogia e parleremo di Mikhail Tal. Questo Mikhail Tal, giocatore brillante, continuò a giocare fino ai primi anni 90, poi purtroppo morì per colpa anche della malattia che aveva. E qui in questa partita giocherà contro Boris Spassky. Boris Spassky all'epoca, 1973, era ancora, dopo Bobby Fischer, probabilmente il miglior giocatore del pianeta. Mikhail Tal era in fase discendente per colpa della malattia, però vedremo in questa partita Tal farà fuoco e fiamme. Andiamo a vedere. Spassky gioca col bianco, Tal gioca col nero. Spassky apre col pedone di donna, perché vuole imbrigliare Mikhail Tal in schemi più chiusi, perché si gioca anche di pretattica. Chiaramente Spassky, che era un ottimo giocatore di E4, famose anche le sue partite con il gambetto di re, la partita viennese, era un grande esperto di E4, però sapeva che Tal dentro la tattica ci sguazzava come un pesce, e allora decide di giocare posizioni chiuse. Tal ovviamente non gioca schemi più tranquilli come l'ortodossa o la slava, gioca una difesa indiana. Da ricordare che Tal era lo specialista in una particolare difesa indiana, nella difesa Benoni, però non l'ho mai trattata nei miei video. Un giorno la tratterò, perché dopo questa trilogia farò per le vacanze di Natale dei video soltanto sulle aperture e sulle difese, ma su difese e aperture un po' bizzarre, un po' particolari, meno giocate, tra cui metterò anche la Benoni, che è una difesa interessante per chi ama il gioco d'attacco, per non giocare solo passivo. E ci sono molte possibilità di controgioco nella Benoni. Vediamo però Spassky, se Spassky sicuramente sapeva che la Benoni era nell'arsenale di Tal. C4. Ora, per giocare la Benoni bisogna giocare C5, perché viene fuori uno schema abbastanza teorizzato, che è molto complesso, tra l'altro, che non staremo qui a vedere, anche perché Tal non giocherà la Benoni. Gioca E6. Vuole giocare una difesa indiana di donna oppure una ninfa indiana.
Se il bianco sviluppa il cavallo in F3, allora con B6 si entra nella cosiddetta ovest indiana o partita indiana di donna. Le difese indiane non le ho ancora trattate nei miei video, le tratterò, però vi do un'infarinatura. Se invece gioca cavallo C3, si può entrare nella variante Ninzo indiana o indiana di Ninzovic, che va ad inchiodare questo cavallo. Ok, vediamo Spassky che cosa sceglie. Io fossi stato in Spassky avrei giocato cavallo F3 per vedere se tale entrava nella ovest indiana per appiattire il gioco. Invece, succede? Si entra sta finestra maledetta. Gioca cavallo C3. Quindi accetta l'idea di entrare in una ninfa indiana. Ok. Vescovo in B4, inchioda il cavallo, impedisce al bianco di fare E4 perché c'è il controllo del cavallo, questo cavallo è inchiodato, quindi a questo affiancamento centrale non può seguire un terzo affiancamento. Ora, che fare? Continuazioni più teoriche. Sono A3, interrogare il vescovo, E3, cavallo F3, alfiere di 2, vescovo di 2, scusate, donna C2, donna B3, interrogando il vescovo, insomma, ce ne sono diverse di varianti nella ninza indiana. Vediamo Spassky cosa gioca. Ecco, Spassky non ne gioca nessuna di queste qua. Gioca la sua variante preferita, ovvero la variante di Leningrado, con il vescovo in G5. A sua volta controbatte un'inchiodatura con un'altra inchiodatura. Molto aggressiva. Tra l'altro giocata anche da Spassky contro Fischer nel suo match di Reykjavik, era il massimo esperto di questa variante. E qui fa vedere a Tal che in pratica è lui che pilota il gioco, è lui che decide di andare sulla variante da lui preferita. Quindi si gioca in casa di Spassky, che gioca col bianco e gioca la sua variante preferita. Vediamo Tal come risponde a questa variante. H6, interroga il vescovo. Ovviamente non dà la coppia dei vescovi Spassky, tiene l'inchiodatura a costo di far fare G5, vescovo in C3, però per indebolire l'arrocco del nero. Infatti, Tal gioca C5. C5 in stile un po' Benoni, perché poi lui questa C5 ce l'ha sempre lì dentro la manica, il suo asso nella manica, sempre questa spinta in C5, lui fortissimo nella siciliana, fortissimo nella Benoni, tutte partite dove C5 entra in gioco, perché va a cercare di rompere il centro, l'affiancamento del bianco. In caso di cattura, c'è una variante che prevede il cambio del vescovo sul cavallo, ma per lasciare il bianco con tre pedoni incolonnati. Disastroso. Questa è un po' l'idea. Spassky, dal canto suo,
sa benissimo che questo piano, insomma, è un po' troppo pericoloso. Gioca D5. Ecco, questo qui è il famoso centro Benoni. È un centro mobile dove c'è il pedone in C5, il pedone bianco in D5. E di solito nella Benoni c'è prima il cambio in D5 e poi la spinta in D6. Si ha una debolezza in D6, ma si ha attività di pezzi. Qui però non siamo in una Benoni e qui c'è un vescovo minaccioso. Insomma, bisogna stare attenti, qui si rischia di fare dei pasticci se non si sa padroneggiare questo centro mobile. Per quello dico ai principianti: prima imparate le partite col centro fissato, poi quando avete già un po' più di pratica passate ai centri mobili. Ok, io conosco ad esempio degli ottimi centro mobili per cambiare la cucina, la camera da letto, il salotto, con prezzi anche interessanti. Comunque, a parte gli scherzi, tal qui spara B5. B5 è un gambetto, mette un pedone in presa. Ma perché lascia un pedone? Questi sono gambetti tipici della struttura Benoni, ovvero tipo il gambetto Benko, detto anche gambetto del Volga, o il gambetto Blumenfeld, che sono dei gambetti che hanno uno scopo ben preciso, perché se si cattura, a volte si dà anche un secondo pedone per attivare il vescovo e avere un forte gioco al centro, perché il pedone di 5 è un po' traballante. Ci sono varianti molto complicate che vengono fuori da questi gambetti. Io non li consiglio ai principianti. Però qui stiamo guardando una partita di Tal. Facciamo vedere, perché per giocare aggressivi alla Tal bisogna anche conoscere delle aperture complesse e bisogna anche a volte sacrificare del materiale in apertura. E quindi ci vuole molto coraggio a giocare certi impianti. Allora, qui Spassky cattura in E6. Perché non vuole farsi guastare lui la struttura pedonale, vuole cambiare e far catturare il nero col pedone F, perché chiaramente se cattura con il pedone col pedone D, il bianco cambia le donne, deve catturare con il re e il re rimane inchiodato dal vescovo. Verrebbe fuori un po' un mezzo disastro. E allora è obbligato forzatamente a prendere con il pedone F, che ha un vantaggio e uno svantaggio. Lo svantaggio è che questa casa è orribile. Se il bianco riesce a piazzarci qui una donna, un cavallo, un vescovo, comincia a diventare dura. È anche vero che dopo l'arrocco abbiamo già una colonna aperta. C'è un pro e un contro. Ma a Tal piace giocare in situazioni dinamiche, con il re un po' scoperto, tutto votato all'attacco. Qui Spassky dice: io il pedone me lo prendo, poi si vedrà, gioco con un pedone in più. E intanto il nero ha re al centro, insomma. E qui Tal risponde giustamente con D5, perché a prezzo di un pedone ha creato un forte centro di pedoni. Il centro è del nero. Ora si minaccia anche comunque
di molestare il cavallo, insomma, se minaccia a Rocco, molto valida. E poi c'è sempre l'idea di giocare a 6 per attivare tutti i pezzi. Guardate i pezzi della di re di Spassky che sono ancora tutti a casa, il re è ancora qui al centro, quindi c'è un'arretratezza di sviluppo. Quindi, se dobbiamo analizzare la posizione, il nero ha più mobilità di pezzi, una miglior struttura pedonale, migliore fino a un certo, insomma, migliore non lo so. Ha un centro pedonale forte, ha tre isole di pedoni contro due e ha un pedone in meno, però il bianco ha un pedone doppiato, ma questo forte centro di pedoni compensa. Infatti il motore dà un leggerissimo vantaggio al bianco, ma semplicemente per il materiale in meno. Allora, torniamo. Giustamente Tala Rocca, Spassky deve sviluppare i pezzi dell'ala di re, Donna A5 continua a premere, tira fuori un pezzo, attiva la donna, minaccia il cavallo con due pezzi, guadagna tempi. Vedete che Tale è attivo, Tale gioca sui pezzi, non gioca sul materiale, no? Non gliene frega di recuperare il pedone, lui vuole giocare per l'attacco, con i tempi giusti. Qui Spassky decide di semplificare dando via la coppia di vescovi, scelta un po' azzardata, però non lo so. Forse donna C2 sarebbe stata migliore, può essere, però ha voluto togliere questo pezzo dalla scacchiera perché? Perché probabilmente Spassky aveva paura di cavallo E4, siccome questo cavallo continua a essere inchiodato avrebbe avuto tre attacchi contro. E allora Spassky ha detto qui mi ritrovo poi in una posizione troppo da difendere in maniera precisa, piuttosto do la coppia dei vescovi, tanto il pedone in più, cattura, gioco pari. Però secondo me Spassky preferisce giocare una partita pari che avere magari un leggero vantaggio, secondo il motore, all'epoca non c'erano i motori. Secondo motore, leggero vantaggio, però con. Perché il motore dovete capire che lui, se ha tutti i pezzi in faccia, ma sa che c'è una linea difensiva, lui la trova. Ma un essere umano rischia di fare delle cappelle assurde. Quindi, chiaramente, meglio giocare in maniera semplice, se si ha paura dell'attacco. Qui Spassky gioca donna di 2, deve aumentare le difese sul cavallo. Chiaramente un'inchiodatura sulla donna non è come un'inchiodatura sul re, perché l'inchiodatura sul re è un'inchiodatura assoluta, non puoi mai toglierti. Invece sulla donna tecnicamente puoi anche levarti, anche se perdi la donna. Quindi non è una mossa illegale, no? Togliere il cavallo. Ecco qui il piano di Tal, eliminare quest'ultimo pedone per far giocare anche il secondo vescovo o anche il cavallo, secondo degli sviluppi. Ma probabilmente il vescovo e poi il cavallo in C6, raddoppia le torri. Il nero è un bel gioco d'attacco. Spassky continua a mangiare. Lui dice, io ho perso il titolo contro Fischer l'anno prima, vincevo 2-0, sono comunque ancora tra i più forti del mondo, tu sei malaticcio, sei anche tu
sul viale del tramonto, ormai ti aspettano i cipressi e le cornacchie. Io non ho paura di te e mangio. Qui addirittura Tal non prende il pedone e dice: io non ti mangio nulla, io vado avanti coi pezzi. I pedoni, ma che cosa sono i pedoni? I pedoni lasciamoli alle galline nell'aia e becchime per galline. Chi se ne frega dei pedoni? Io vado avanti coi pezzi. Paschi ovviamente deve sviluppare il vescovo e arroccare in fretta. E qui Tal comincia a spingere i suoi badilanti. Eccoli, di quattro. Questa è una mossa che un giocatore medio, anche un principiante soprattutto, non farebbe mai, perché se ha imparato a contare quanti controlli ci sono su questa casa, 1, 2 e 3. Tra il nero ha soltanto 1 e 2. Tecnicamente questo è un pedone perso. Ma qui Tal dà un altro pedone. Siccome Tal considera i pedoni come proprio mangime per il bestiame, li dà anche tutti. Addirittura organizzava insomma, dei banchi alimentari quei pedoni, cioè regalava pedoni a tutta la popolazione sovietica. Tu a casa tua avevi perso un pedone dietro il divano, non riesci più a prendere, o nella lavatrice, o ti è finito un pedone nel buco del lavandino? Bene, Tal ti portava un pedone a casa, perché lui i pedoni non se ne faceva niente dei pedoni. Tutti i pedoni che sacrificava nelle sue partite li ammucchiava in un sacchetto e poi li distribuiva a tutti i giocatori sovietici che perdevano pedoni in casa. Ok, queste sono mosse assurde. Il motore però dà ragione a Tal, dalle preferenza al nero, attività mostruosa. Allora, qui Spassky dice: allora, io sono una brava persona, io sono un signore. Spassky era conosciuto per essere un galantuomo. E siccome sapeva dell'iniziativa benefica di Tal, lui diceva: io ti aiuto ad accumulare dei pedoni, no? Te ne mangio, te ne fai mangiare, no? Quindi tu perdi tutti i pedoni che vuoi. Io continuo a mangiarti, quindi avrò da parte tanti tuoi pedoni, poi a fine partita te li do, così tu puoi continuare con la tua iniziativa benefica. Quindi era proprio un signore, un cavaliere, questo Spassky, veramente una persona amabile. E qui apriti cielo, stavo per far crollare il mondo. Apriti cielo, torrone pernigotti si abbatte sul cavallo. Qui è venuta giù la stalla, la tettoia della stalla su un povero cavallo. Mamma, che succede? Un sacrificio alla Tal. Questo era Tal. Siccome questo pedone non poteva essere ripreso a cuore leggero, dice: se io tolgo il cavallo, quel pedone me lo riprendo, attivo il cavallo e ho i pezzi più mobili. Ma poi Tal diceva anche questo: se i pedoni sono becchime per galline, i torroni, anche il torrone è troppo dolce, fa male. Lui aveva questi problemi ai reni, probabilmente aveva la glicemia alta, non poteva mangiare il torrone, allora lo dava ai suoi amici scacchisti sovietici, lui dava torroni a tutti, era generosissimo. E qui Spassky dice: grazie, grazie, a me il torrone piace perché io sono un bohemien,
Amo i dolci e io me lo mangio col vescovo, e poi col vescovo ti attacco un bel cavallo che è inchiodato su un torrone. Io posso addirittura sberluccarmi due torroni, visto che tale aveva questi problemi di salute, non poteva mangiare dolciumi, e Spassky pensava che tal prima o poi regalasse anche l'altro torrone. E allora cattura col vescovo. Qui invece di prendere con il cavallo, ovviamente perché è inchiodato, cattura col pedone e questo cavallo, che è a sua volta inchiodato, adesso è come se fosse in presa. Interessante. Quindi c'è la combinazione tattica. Qui Spassky arrocca, cerca di togliersi un po' di problemi, perché è vero che il nero qua ha un pezzo in presa, però se il re rimaneva al centro e cadeva il cavallo, veniva minacciata la donna e non potevi ricatturare, perché se ricatturava con vescovo e donna, qui c'era il re e partiva la donna. Tutta una serie di inchiodature, e quindi non... Questo cavallo non si può mangiare subito. Principiante, qua, torniamo un attimo indietro, facciamo vedere meglio. Il principiante qua magari dice, mangio, mangio, ecco, mangia. Adesso? Donna in presa, devi spostare. Alla prossima cattura. Allora, togliamo la donna dalla presa. E dove la mettiamo la donna? Dove la mettiamo? Mettiamola qui, ad esempio. Facciamo un'analisi, un po' di analisi. Mettiamola qua. Facciamo un esempio. Scacco, ti devi togliere dallo scacco, vieni qua, e qui perdi un torrone, poi con questa chiudi il discorso per sempre e mandi il bianco all'obitorio. Avete visto cosa vuol dire a volte? C'è un pezzo in presa, andiamo, catturiamolo. Chi se ne frega se mi riprende il mio, io tanto ne ho preso uno e attacco il torrone. Ecco cosa succede. Questo è un gioco difficile, ragazzi. È più difficile di quanto uno possa dirvi che è difficile, quando voi pensate che sia un gioco difficile. Cioè, qui e Spassky arrocca, perché Spassky ha visto tutto questo trigmiro. Re e donna sulla stessa diagonale. A questo punto il cavallo comunque era condannato. Ricattura. Ricattura, attacca la donna col vescovo e dà il doppio donna, torrone per Nigorti. Qui Spassky attiva la donna, questa è una partita complicatissima, attiva la donna, lascia il torrone perché poi comunque non gliene frega niente, perché poi c'è il cavallo in presa, il torrone in presa, e dopo c'è probabilmente qualche entrata di donna, insomma, controgioco, controgioco, molto complessa. Qui Tal cattura il pedone col torrone,
Allucinante, una partita allucinante questa. Spaschi si mangia il cavallino col vescovo. Ha una qualità in più. Tal molesta la donna. Sta donna a casa non ne ha per continuare a difendere il vescovo, eh. Qui non può andare. Qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare, e quindi il vescovo è condannato. Però dice, boh, inchiodiamo qualcosa, facciamo qualcosa, attiviamo sta donna. Tal cattura e adesso tale è andato con due vescovi. E torre contro due torri. E un pedone in meno. Chiaramente due vescovi sono più forti di un torrone pernigotti. Il vescovo può benedire di giorno, quello delle case chiare, e di notte, quello delle case scure. Quindi è terrificante avere la coppia dei vescovi in un gioco così aperto. Spaschi si può solo appellare a qualche finale tecnico e riuscire a difendersi alla bella e meglio, magari riuscire a spaventare con questo pedone passato. Infatti, cerca di cambiare un torrone. Tal dice: no, questo torrone mi serve ancora perché ne ho già regalati troppi e adesso. Questo lo voglio tenere qui per un mio parente. Spaschi si prepara a raddoppiare il torrone. Tal attacca il torrone. Spaschi torna indietro per cercare di cambiare almeno le donne. Quella donna lì stava facendo, insomma, era un po'. Non lo so, cosa faceva la donna in biotto? La bella lucciola, la bella di notte sul marciapiede che aspettava clienti? Non lo so, che cosa faceva? Ma tanto vale cambiarla. Qua. Gioca tutto contro l'arrocco. Prima o poi arriverà anche questo vescovo, probabilmente. O anche da qua, ma prima deve sistemare un po' questo torrone qui. È tutto appeso, tutto sospeso, non si capisce niente. E Spaschi continua a dire, oh, cambiamo ste donne, cambiamo ste donne. Tanto, dobbiamo giocare a scacchi, non dobbiamo pensare alle donne. Tal dice, no, no, per adesso lasciamelo stare ancora un po'. Raddoppia i torroni, Spaschi. Ecco, ora il vescovo si mette in batteria, molto pericoloso. Tutti e due i vescovi sono fortissimi. L'unico problema del nero è trovare una collocazione per questo torrone. E dai, e Spaschi la mena, questo cambio delle donne. E cambiamo le donne. Dovete sapere che Spaschi si è sposato 3 volte. Quindi ha divorziato anche 2 volte, ha avuto un mucchio di donne, amanti e così via. Lui cambiare, per lui cambiare la donna è come cambiare, non lo so, gli asciugamani nel bagno. E tal di nuovo, no, no, io le donne non le cambio. Spaschi dice io ti attacco il vescovo allora. Spaschi dice, tal dice io il vescovo lo difendo col torrone, ti minaccio lo scacco matto. E vai con queste frecce. Meno male che cioè, ho il taglio moicano, però non sono un
non sono un pelle rosa perché avrei avuto problemi con le frecce, avrei avuto una mira schifosissima, non avrei saputo prendere un bufalo da 10 centimetri di distanza. Qui Spassky cerca di chiudere le saracinesche e qui signori, Tal dice: ah, siamo sotto le feste. Cioè, Taxi Driver deve fare il suo video per Natale. Vuoi mica non fare delle mosse che regalano dei pezzi a tutti, no? Grazie, Mikhail, di aver capito la mia situazione. Che sono un novizio io degli YouTuber, quindi cercando di fare iscritti, insomma, di farmi conoscere. E per Natale spero di arrivare ai 100 iscritti al canale. Qui faremo una grande festa tutti insieme, perché la festa l'organizzo io, ma pagare pagate voi. No, scherzo. Qui purtroppo non ci possiamo vedere, non ci possiamo incontrare. Mi farebbe piacere una bella tavolata con tutti gli utenti del canale. Un giorno si potrà fare, speriamo. Allora, cattura corre, ovviamente. Perché col torrone non si può, visto che l'altro torrone è in presa. Cattura, corre. Scacco. Ora il re in mutande viene inseguito dal branco di lupi. Scacco. Cerca di divincolarsi. Scacco, ecco il vescovo terrificante che arriva. Cerca di scappare, prima o poi finiranno gli scacchi, no? Nanna, scacco. Ops, io scappo. Scacco, tu non scappi. E allora mi tolgo. E che devo fare? Non ho altra soluzione. Poteva venire qua? Ma non credo. Scacco. Se viene qui prende matto. Ma matto non lo prende ancora. Torno indietro, scacco di nuovo di vescovo. Il problema è poi riuscire a dare uno scacco con questo torrone. Spassky pensava di riuscire a girare intorno con il re perché il torrone non riesce mai a dare scacco. Ma vedremo che scacco qui. Ecco, Tal, visto che sa che non può usare il torrone, piazza la batteria per entrare. Deve forzare il re andare sulla F per poter dare lo scacco con il torrone. Qui Spassky dice: io mi faccio un'ulteriore casa di fuga, ma ormai la partita è persa. Qui c'è praticamente o dai matto o guadagni tutto il materiale del bianco. Scacco, scappa. Ecco il torrone Pernigotti che arriva. Scacco. Adesso ci sono tre pezzi contro un re nudo. Guardate questi tre pezzi. Come stanno lì ad assistere al massacro del proprio re. Inermi. Si appellano alla bontà di Dio e a un miracolo. Fa che il nostro re trovi una via di fuga. Scacco. Il re finisce. Scacco. Copre col torrone. Scacco. E qui si abbandona. Perché andando avanti, qui Paschi vi ha abbandonato anche la mossa prima. Qui sta andando avanti il motore perché ti trova la soluzione. Perché qua
scacco. Deve coprire, non c'è altro modo. Perché se va qui, parte il torrone con scacco. Se va qui, parte questo torrone. Per non far partire i torroni lo devi mettere così. Parte lo stesso, ne frega niente. Scacco. E adesso parte tutto. Torrone inchiodato. Re che non può più difendere il torrone. Ora si cattura. La donna. Scacco. Cattura. Scacco. E si finisce. Ok, questa qui è stata una partita di Tal, una delle sue tante partite d'attacco. Giocatore allergico ai pedoni, ai dolciumi, ai torroni, regalava a tutti i cittadini dell'Unione Sovietica i suoi pezzi sacrificati. Tal era una persona molto buona, ma anche una persona solare, una persona piacevole. Lui, quando giocava alle Olimpiadi degli scacchi, anche da campione del mondo, se arrivava un principiante lì a guardare mentre analizzava le sue partite, lui addirittura ti chiedeva: tu cosa faresti questa situazione? Cioè, dava del tuo a tutti. Era grande amico di Bobby Fischer. Bobby Fischer fu l'unico ad andarlo a trovare in ospedale dopo la colica renale che lo aveva colpito durante un torneo in Jugoslavia, mentre l'apparato sovietico, per motivi sanitari, aveva deciso di non far andare nessun giocatore sovietico a trovare Tal per non disturbarlo, per non affaticarlo. Sapete che questi regimi un po' così pseudoetici devono preservare sempre tutto e tutti, a costo anche di insomma, a costo di rompere le emozioni, di rompere le situazioni istintive. Un amico avrebbe voluto magari andare a trovare Tal in ospedale, no? Però, ma poi dopo si aggrava, ma poi dopo i suoi reni bisogna trapiantarli. No, lui è in clinica, sta da solo e si riposa. Ma invece Fischer, a parte che lui era americano, doveva stare ai diktat del Politburo, è andato a trovarlo, ci ha giocato anche una partitina sul letto dell'ospedale. Questo era Tal. Ok, prossimo video sarà invece, prenderà spunto da partite di Ulf Andersson, giocatore agli antipodi di Tal, giocatore fin noioso, giocatore che non traspirava emozioni, era un giocatore, insomma, che giocava sempre sul filo del pedoncino, sul filo della teneva sempre tutto chiuso, anche se lui personalmente era una persona, insomma, simpatica, però era uno svedese molto, molto pieno di aplomb, molto freddo, non come carattere, però non rischiava nulla, insomma. Spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso, questo è un modo, è uno stile possibile, non giocherete mai come Tal, questo ve lo posso assicurare. Però potete giocare in stile Tal, provare gambetti, sacrifici, prendere tante mazzate, arrivare dopo mesi e mesi di partite con 150 punti Elo, ma non importa, perché poi l'anno prossimo, l'anno dopo, seguente, recupererete tutti i punti e arriverete magari anche a 2000 punti. Però
Perché dovete fare esperienza. Per giocare con lo stile di Tal dovete perdere tante partite, dovete sperimentare, sacrificare, valutare, analizzare, studiare, fare tante cose ed essere anche predisposti. Poi c'è anche l'altra maniera di giocare, quella di Anderson, dove teniamo tutto, chiudiamo, diamo 10 giri alla serratura e andiamo a dormire con una coperta in più, con i calzini addosso, il pigiama di flanella e il riscaldamento acceso. Ok, si può anche vincere a scacchi in quel modo lì. Ok, con questo è tutto. Ci vediamo per il prossimo video della trilogia. Ciao e arrivederci.